Tanto amore per tutti ragazzi, qui Mr. Frank vi parla, bentornati con questo nuovo video. Siamo qui oggi ragazzi con questo video riguardante sempre Black Ops 3. In particolare una grossa novità, perché nelle ultime ore tramite PlayStation Experience è trapelato, diciamo, il nome del primo DLC con i suoi contenuti, ossia Awakening. E i contenuti appunto di questo DLC saranno, come al solito, 4 nuove mappe multiplayer e una nuova mappa zombie. Velocemente, le 4 mappe multiplayer, 2 sono, diciamo, abbastanza anonime, nel senso che non possiamo dire molto da questa prima immagine, se non appunto i nomi, che sono Rise e Splash. Ma abbiamo poi Skyjacked, che dovrebbe essere con tutta probabilità il remake di Hijacked di Black Ops 2, perché sia il nome lo richiama, ma anche la configurazione della mappa. Chiaramente prima avevamo una nave, qui adesso invece abbiamo un velivolo, quindi chiaramente l'ambientazione è molto differente, però il layout della mappa sembra molto ricordare quello di Hijacked. Staremo comunque a vedere eventuali smentite o conferme. E la quarta mappa multiplayer che verrà aggiunta sarà Gauntlet, che è molto interessante notare perché nell'immagine possiamo notare come sia divisa in 3 sezioni che differiscono tra loro per il paesaggio, praticamente per l'ambientazione. Abbiamo una tipicamente tropicale, uno nei ghiacciai e uno urbano. Ora non è ben chiaro se la mappa sarà divisa in 3 sezioni con paesaggi diversi l'uno dall'altro, o se magari sia una mappa dinamica che ogni volta che la si va a giocare cambia il paesaggio. E questo ancora ragazzi non sappiamo, quindi aspetteremo eventuali fonti ufficiali con trailer e quant'altro per avere ulteriori notizie a riguardo. Ma passiamo subito a parlare del pezzo forte, diciamo, del DLC, ossia la nuova mappa zombie intitolata Der Eisendrachen, che significa letteralmente il drago di ferro. E come vediamo da questa immagine, l'ambientazione sembra essere proprio caratteristica di un castello occupato dai nazisti, come possiamo vedere dagli stendardi appesi sul castello stesso. E l'ambientazione sembrerebbe ancora più richiamare a un'epoca passata, specificamente quella della Seconda Guerra Mondiale, per le armi che possiamo notare magari nel dettaglio nell'angolo sinistro in basso. Possiamo vedere questo cannone che rimanda tipicamente ai cannoni che venivano utilizzati durante questo periodo storico, ma comunque anche dall'ambientazione in sé. Il campanile, diciamo, sulla sinistra sembra proprio essere di un'architettura tipica del periodo, insomma, del metà Novecento, diciamo. L'ambientazione presumibilmente sarà in Germania o comunque Austria, un paese sicuramente, insomma, montano, in quanto possiamo vedere questo castello sia ubicato all'interno di una catena montuosa. Infatti notiamo come il paesaggio sia tutto circondato dalla neve. Tra l'altro intorno a questo castello possiamo vedere anche una foresta che potrebbe forse rimandare alla stessa foresta ghiacciata che veniva citata negli Snapchat, nei teaser, diciamo, che erano trapelati ormai ad aprile scorso, che il dottor Salim diceva: immaginatevi immersi in una foresta ghiacciata. Potrebbe proprio forse trovare il riferimento in questa mappa. Un'ultima teoria vorrei spenderla sul nome della mappa e sul perché questo nome, perché se notiamo sull'estrema destra della mappa, nel secondo piano, possiamo notare una stazione, quella che sembra una stazione missilistica praticamente, una stazione di lancio dei missili. E appunto, se assumiamo che l'ambientazione sia tipicamente della Seconda Guerra Mondiale, il missile presumibilmente era stato costruito di acciaio o, ancora meglio, in ferro. Questo proprio potrebbe significare il drago di ferro, ossia proprio il missile, che magari avrà un qualche ruolo importante nell'easter egg, o magari anche in generale, se non si procede con l'easter egg, nello svolgersi della mappa, insomma. Comunque questo era tutto per questo video ragazzi, fatemi sapere con un commento anche le vostre opinioni, se vi è venuto in mente qualcos'altro che non ho detto in questo video fatemelo sapere nei commenti, come al solito li leggerò tutti, lasciate un pollice in su. State sintonizzati ragazzi per nuovissimi video sempre su Black Ops 3, un saluto a Mr. Frank ragazzi e noi ci vediamo con un prossimo video.